Negli interventi che abbiamo sentito parlare di infrastrutture, ma di occupazione abbiamo sentito parlare poco, a meno che non si sia trattato di risaltare le problematiche che sono dettate dall'appunto aumento dei disoccupati e dalla necessità, dell'esigenza di poter avere dei progetti che diano posti di lavoro perlomeno a 20.000 persone. Questo è l'impegno che dobbiamo prenderci, chi seguendo una strada, un progetto come appunto il gruppo di maggioranza, chi invece propone forze alternative meno, come dire, grandiose dal punto di vista degli investimenti, come unico, diciamo, unico impatto, nel senso di un unico investimento grande come potrebbe essere quello delle infrastrutture, che richiedono appunto le infrastrutture, ma sicuramente come quello delle piccole e medie imprese, perché questo vuol dire dare una possibilità a più persone che possono essere meno soggette agli attacchi della crisi internazionale. Cerco di spiegarmi meglio in poche parole. Creando una rete di piccole e medie imprese non è possibile spengere contemporaneamente tutte queste imprese qualora ci sia una sorta di interruttore, che la crisi internazionale ci dice dobbiamo chiudere un determinato stabilimento, una multinazionale in un territorio, come facciamo ad esempio quello di Livorno, e questo può creare appunto grossi scompensi occupazionali, come contemporaneamente togliere posti di lavoro a 2.000 persone. Una crisi mondiale, una crisi internazionale può inficiare sicuramente